Ragazzi, queste sono diverse. Bentornati su Prophecy Tech by Next Hardware. Sono riuscito, ragazzi, finalmente a provare le HyperX Cloud Orbit S. E meno male che l'ho fatto, perché sono qualcosa di fenomenale. Queste cuffie integrano non dei comuni driver dinamici, ma dei driver magnetici planari che suonano in maniera favolosa sia in gaming che extra gaming, e oltretutto hanno un surround virtuale super. Ma come sempre andiamo per gradi. Prima di tutto, parlare di queste cuffie non è semplicissimo, nel senso che c'è veramente tanto da dire, e mai come in questa occasione vi invito a leggere la recensione scritta, dove trovate tutto nel dettaglio. Ve la lascio giù in descrizione. In questo video invece mi soffermerò sulle cose più importanti, anche perché è agosto e non voglio tirar fuori un contenuto troppo lungo. Le HyperX Cloud Orbit S sono un rebranding delle Odyssey Mobius, delle quali qualcuno di voi avrà già sentito parlare. Quindi sono fondamentalmente lo stesso headset, rimarchiato naturalmente HyperX. L'unica differenza sostanziale è che le Mobius offrono anche la connessione Bluetooth, mentre le Orbit sono esclusivamente wired. E ciò permette loro di costare un po' meno, quindi di posizionarsi ad un prezzo più basso, che comunque in termini assoluti, parlando di cuffie da gioco, rimane alto. Infatti il prezzo consigliato per le Orbit S è di 330 euro. Poi sulla questione prezzo ci torniamo alla fine. Il design di queste cuffie personalmente lo adoro, semplici, pochi fronzoli, niente LED RGB, sono costituite per lo più in plastica, il che non le rende particolarmente premium, soprattutto per alcuni di voi, ma vi dirò che a me questa finitura gommata soft touch, con la quale sono quasi interamente rivestite, non mi dispiace affatto. La qualità costruttiva comunque è buona, sono belle robuste ed anche elastiche. Il sistema di regolazione è quello classico, con l'archetto di tipo telescopico che si estende su ambo i lati, e come vedete potete ruotare tranquillamente i padiglioni. Ottima notizia per chi è abituato a tenerle al collo nei momenti di pausa. Io le ho trovate molto comode e le ho utilizzate per lunghe sessioni. Forse per alcuni di voi, soprattutto se avete la testa un po' grande, la forza di serraggio dell'archetto in fase iniziale potrebbe risultare un po' elevata, ma poi lo sapete, col tempo si allenta. E le imbottiture sono ottime, soprattutto quelle dei padiglioni, sono i cuscinetti, insomma, sono estremamente morbidi e molto spessi, quindi fanno un ottimo lavoro. Mi sarebbe piaciuto però avere, vista la fascia di prezzo in cui ricadono queste cuffie, un set alternativo in tessuto. Avete a disposizione solo questi di serie, che come vedete sono rivestiti in pelle. E non sono nemmeno pesanti, il peso complessivo, considerando anche il microfono, è di circa 370 grammi e oltretutto è molto ben distribuito. Sul padiglione sinistro avete tutta una serie di controlli, c'è la ghiera per regolare il volume di sistema e quella per il volume del microfono, c'è lo switch per mutare quest'ultimo, il pulsante di accensione e quello relativo all'audio 3D, del quale parleremo tra poco. Inoltre a queste ghiere e pulsanti sono associati anche altri comandi, ad esempio con quella del microfono posso andare a cambiare il profilo di equalizzazione, vi faccio vedere. Basta semplicemente cliccare il pulsante centrale, c'è anche un pulsante centrale su ogni ghiera, e ruotarla successivamente. Adesso non vi sto a fare la lista di questi comandi, ma giusto per dirvi che se ci prendete un po' la mano riuscite a gestire in gran parte le cuffie senza dover mettere mano al software. Passando alla connettività, avete a disposizione tre cavi differenti, uno intrecciato lungo 3 metri con connessione USB di tipo A per il collegamento al PC, e poi ne avete due più corti con connessione USB-C e jack da 3,5 mm. Pensate invece per i dispositivi mobili o per andarle a collegare, nel caso del jack, al joypad della vostra console. E a proposito, le Orbit integrano anche una batteria interna dall'autonomia di circa 10 ore che entra in azione quando le utilizzate sfruttando la connessione analogica, quindi è indispensabile per farle funzionare in quel caso. Immancabile come sempre breve test relativo invece al microfono, con asta removibile e pop filter di serie. La resa del parlato per me è buona, la voce è chiara e anche piuttosto naturale, con cancellazione del rumore, quindi dovrebbe andare ad attutire ad esempio questa tastiera.
Ripeto, mi ha soddisfatto. L'unico problema è che dovete fare attenzione a tenerlo vicino alla vostra bocca, perché se lo allontanate, come sto facendo io in questo momento, vi accorgete subito che il volume della vostra voce, anche con il volume impostato al massimo, calerà drasticamente e quindi i vostri compagni faranno fatica a quel punto a sentirvi, specie in mezzo alle esplosioni. Insomma, quando giocate, ci siamo capiti. Ma passiamo finalmente alla vera ciccia, cioè la qualità audio. Il pezzo forte delle Orbit, o meglio uno dei due, sono senza dubbio i driver. Driver magnetici planari da 100 mm che hanno un design completamente differente rispetto a quello dei classici dinamici che vediamo praticamente nel 100% delle cuffie gaming, e sono prodotti da Odyssey. Odyssey, per chi non lo sapesse, è un'azienda che si occupa esclusivamente di alta fedeltà, cioè produce cuffie di alta gamma destinate all'ascolto, e anche in questo caso il risultato a livello di resa audio è qualcosa di eccezionale. Ho provato ultimamente ottime cuffie di brand gaming, è vero, la qualità è migliorata molto rispetto al passato, ma queste onestamente sono di un altro livello. Fantastiche per l'ascolto della musica, con alti brillanti e medi semplicemente super, ma soprattutto i bassi. I bassi, ragazzi, sorprendono. Sono particolari, in quanto sono presenti, ok? Di impatto, ma estremamente controllati. Anche in gioco, tutto ciò che ad esempio spari ed esplosioni vengono riprodotti da queste cuffie in maniera incredibile. Vi posso dire che Battlefield 5 sembrava quasi un altro gioco. Quindi, per quanto riguarda la qualità audio, davvero siamo a livelli importanti. E a mio modo di vedere, non c'è ambito dove possiate rimanere insoddisfatti, o meglio, dove non possiate restare colpiti da queste Orbit. Anche per la visione dei film sono una bomba, e oltretutto, quantomeno utilizzate su PC via USB, l'estensione di volume è notevole. Ma un'altra cosa fantastica è il surround. Le Cloud Orbit S sono dotate, al pari delle Odyssey Mobius, della tecnologia 3D Waves NX, con tanto di head tracking, che diamine è. Al loro interno è presente un'elettronica che riesce a seguire i movimenti della nostra testa, e quello che succede molto semplicemente è che, una volta effettuata la calibrazione, quindi quando abbiamo impostato una posizione centrale, se in gioco ad esempio c'è, oppure anche quando guardiamo un film, un rumore alla nostra destra, rimaniamo in ambito gaming che è più facile, tipo un'esplosione, uno sparo, e noi ruotiamo la testa verso quella direzione, lo percepiremo frontalmente. La stessa cosa, per farvi un altro esempio, se invece abbiamo un suono che arriva frontalmente, quindi verso di noi mentre guardiamo lo schermo, se ruotiamo la testa a sinistra lo percepiremo molto più forte sul padiglione destro. Fighissimo, funziona perfettamente, ma vi dico subito che per quanto riguarda il gaming standard, quindi quando siete seduti di fronte all'impostazione, di fronte al vostro monitor, non torna molto utile, perché muovere la testa mentre stiamo giocando è un qualcosa di innaturale, no? La nostra attenzione è focalizzata tutta nel guardare alla fine il centro del monitor, no? Per vedere le zone periferiche utilizziamo, cioè ruotiamo semplicemente, muoviamo semplicemente gli occhi. Non ho provato su un monitor ultra wide o su una configurazione a triplo monitor, magari mi avrebbe dato delle sensazioni differenti. Ma ecco, la vedo una tecnologia che ha molto più senso in abbinamento alla realtà virtuale, dove però non ho avuto modo di fare prove. Altra possibilità, sempre legata alla tecnologia di head tracking, sono le gesture, ovvero possiamo associare ad un movimento della nostra testa una determinata key. Esempio tipico è quello dell'in, ovvero quando incliniamo la visuale del nostro soldato per sporgerci, magari da dietro un angolo, su giochi come ad esempio PUBG o Rainbow Six Siege. Ecco, possiamo fare questa cosa semplicemente inclinando la testa e non ricorrendo ai tasti Q ed E come invece si fa di solito. Il 3D audio funziona anche senza head tracking. Quando è impostato su on, infatti è attivo, ma senza tracciamento della testa. E quello che fa fondamentalmente è ampliare notevolmente il soundstage, restituendovi quindi un audio con maggior
profondità, ed è compatibile sia con la modalità stereo che quella 7.1 surround, mentre poi ce n'è una terza, ovvero Hi-Res, pensata esclusivamente per l'ascolto della musica, che quando attiva disabilita automaticamente l'audio 3D. Ragazzi, io ho giocato prettamente con il 3D impostato su On in modalità 7.1 e vi posso dire che non mi sono divertito mai così tanto. La virtualizzazione surround nel complesso è una bomba, abbiamo un audio spaziale veramente bello, immersivo, e cosa fondamentale, le cuffie continuano a suonare alla grande, quindi non abbiamo assolutamente quella perdita di dettaglio a livello, insomma, di riproduzione nuda e cruda dei suoni del gioco che avvertiamo con molte altre emulazioni, ma ripeto, rimane tutto molto bello e convincente, davvero una gran bella esperienza. Tirando le somme, ragazzi, vabbè, avete capito che queste cuffie mi sono piaciute molto, anzi che dico moltissimo. Il prezzo, tornando alla questione prezzo, consigliato è di 329,99€, quindi dai, 330€, anche se devo dire che molto spesso si sono viste ad un costo più basso su Amazon. Per lunghi tratti, da quando sono uscite, si potevano acquistare a 270€, parlando delle Cloud Orbit S, perché poi ci sono le Orbit non S, che sono le stesse identiche cuffie, semplicemente prive della tecnologia di tracking, che costano di base meno. Prezzo consigliato 300€ in questo caso, e al momento su Amazon le trovate a 270, quindi non lo so, ragazzi, sotto i 300€ queste cuffie sono per me un assoluto best buy per chi vuole provare delle cuffie per giocare e anche per ascoltare molto bene la musica, ma chi vuole fare comunque entrambe le cose le vuole fare benissimo. Chi ha soldi da spendere dice: io voglio comprarmi qualcosa veramente di high-end, queste sono una facile raccomandazione, mettiamola così. Io le comprerei ad occhi chiusi sempre, perché sono assolutamente, rimanendo tra i brand gaming, vi posso dire che sono le migliori che ho provato, quindi a 360 gradi mi hanno dato delle bellissime soddisfazioni. Comunque, ragazzi, anche per oggi è tutto. Se questo video, mi raccomando, vi è piaciuto, lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video.